バーチャルです。Tornano le super classificone di Seba, che vi stupirà con una top 10 delle gnocche di bambù virtuali che stanno spopolando in Giappone. Sì, avete sentito bene. Ciao a tutti ragazzi, sono a Venezia, benvenuti su un altro video, sono Sebastiano in Giappone, questa volta a Venezia. Se siete nuovi a questo canale iscrivetevi, lasciate un commento e un mi piace, perché no. Attivate la campanella, mi raccomando. Oggi volevo parlare di una notizia abbastanza interessante, che si tratta dell'invasione delle youtuber, però sono delle youtuber virtuali in Giappone, perché sì, dovete sapere che di ultimo in Giappone stanno spopolando. Io ho anche incontrato una di loro, la più famosa tra l'altro, queste youtuber che non sono realmente delle youtuber, ma sono dei personaggi animati degli anime con delle voci delle ragazze reali che stanno facendo gameplay, fanno cover di canzoni, veramente sono ovunque. Quindi oggi ho fatto qua una classifica delle 10 gnocche di bambù virtuali che fanno le youtuber. Al primo posto, vabbè, non è che siano in realtà in classifica, però insomma dovevo mettere la più famosa, diciamo, a quella un pochino meno famosa. Vabbè, diciamo che iniziamo subito con la più famosa, che è Aikizuna, che c'è dall'anno scorso, ma dall'anno scorso è veramente esplosa, perché tra i suoi vari fuck che continua a dire fuck. E anche poi fa le recensioni dell'iPhone, fa un sacco di gameplay, fa un sacco di cose. Pensate che ha raggiunto la bellezza di più di 500.000 iscritti. E tra l'altro lei, vabbè, l'ha promossa al mio amico Joy di Anime Man, che lui ha fatto un video su di lei, e da lì è praticamente un po' esplosa. Poi c'è Mirai Akari, che è un'altra che ha 350.000 iscritti. Poi c'è Shiro, tutte queste fanno più che altro gameplay. Poi c'è Aoi Fujita, che è un'altra invece, che invece lei più che fare gameplay si diverte a fare cover, e è molto brava, devo dire. Infatti gli ho anche chiesto di fare una collaborazione su Twitter, non si sa mai, se mi risponde ve lo faccio sapere. Poi c'è Yua Fujita, che invece è una high school girl, quindi è una ragazza delle superiori che fa questi video. Poi c'è la Virtual Kitsune Musume Yotuba Oji-san, che praticamente sarebbe la virtuale volpe nipote di uno youtuber zio, dello zio youtuber, non so che cavolo è. Comunque è sta ragazza, metà ragazza e metà volpe, molto molto simpatica. Poi c'è Raiden Kasuga, che invece lei è praticamente un'altra youtuber virtuale, che però è uno spirito, quindi è praticamente un fantasma, anche lei fa molto ridere. Poi c'è Nora Chiatto, che come potete immaginare Chiatto è praticamente metà gatto e metà umana, un'umanoide gattosa. E poi c'è Zombie Co, che invece è un'altra youtuber virtuale, che però invece è per esempio metà zombie tipo. E poi all'ultimo posto ci sono anche i maschi, perché ci sono, non è che sono all'ultimo posto, però infine vorrei finire questa classifica nominando due ragazzi, che uno è il Bacharu, che praticamente Ba sarebbe, vabbè, il carattere di cavallo, quindi è praticamente questo metà uomo in smoking con la testa da cavallo. E poi c'è, che ha iniziato proprio questo mese, perché ha iniziato a gennaio del 2018, che c'è Kite Amashita. Non so se ho scritto tutti i nomi giusti, questo post l'ho scritto un po' così, però ditemi che cosa ne pensate di tutti questi youtuber virtuali. Ditemi se dovrebbero essere anche in Italia, ditemi se preferite che io venga sostituito anche da un ologramma, perché non sarebbe una brutta idea, dovrei lavorare molto meno a questi video. E ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Condividete questo video e ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Ciao ciao!